Buonasera. Si è da poco conclusa a Roma l'Assemblea ALIS e gli Stati Generali del Trasporto e della Logistica. Sono stati due giorni molto impegnativi ma pregni di soddisfazioni, ha detto Guido Grimaldi, presidente di ALIS. Basta vedere quanti membri del governo, delle istituzioni e stakeholders sono venuti a trovarci per capire quanto il lavoro di ALIS sia importante per lo sviluppo non solo del trasporto e della logistica ma anche e soprattutto del sistema paese in generale. E le personalità che si sono alternate sul palco dell'auditorium della conciliazione sono state davvero tante, dal ministro Salvini, diciamo così, ministro di riferimento per il settore, al ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, a quello dell'industria Urso, passando per quello della protezione civile e politiche del mare Musumeci. E poi naturalmente per tutti i tanti rappresentanti del mondo politico ed economico che si sono alternati sul palco in convegni, talk e dibattiti. Dunque, lo sviluppo energetico del paese, il difficile ma necessario passaggio al digitale, la transizione energetica, questi i temi che hanno dominato interventi e dibattiti. Per quanto riguarda il trasporto o la mobilità, tema centrale degli eventi di ALIS, stavolta più di altre, le attenzioni sono state rivolte alla portualità, al mare, alle opportunità che il mare offre a un paese come il nostro, posto in una situazione strategicamente molto importante. Tant'è che lo stesso Presidente Grimaldi ha voluto ringraziare pubblicamente il Ministro Salvini per il suo forte interessamento al programma Sea Modal Shift, destinato a incrementare l'intermodalità marittima, e che anche il Vice Ministro Rixi abbia chiesto a gran voce un finanziamento importante per Ferrobonus e Marebonus. Il Presidente Grimaldi ha però puntato i riflettori sulla tassazione ETS che dice andrà a gravare sugli armatori che poi dovranno a loro volta farla ricadere sui cittadini e sulle imprese che utilizzano le vie del mare. Si tratta di una ipertassazione, secondo Grimaldi, che oggi viene applicata solo al mondo marittimo, creando anche una distorsione totale della concorrenza modale. Quindi Grimaldi chiede a gran voce al governo europeo più trasparenza e soprattutto che si ascoltino le istanze dei vari settori. Buonasera.